Oggi siamo con Alberto, ex pompiere. Benvenuto, ex pompiere. Prima cosa, c'è davvero la pertica? C'è davvero. Ma grazie. No, ma c'è. Te la faccio breve. Stavo per bruciare San Petrolio. Nessuno l'ha saputo. Quanto cucca un pompiere? Ragazzi, mi stanno chiamando, vado. No, ma se tipo sono a casa e apro la porta e c'è del fumo denso e c'è un'altra persona che so che è lì dentro, è meglio se me ne vado. Io me ne andrei. Allora, dopo tantissimo tempo, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a chiamare chi, Cesare? Un pompiere. Tu però volevi anche cantare. Più carichi. Volevo cantare, però non ci sta, dai. Ce l'abbiamo allora, fatta. Sarebbe stato un po' trash. Sì, infatti, cioè. Però prima, cioè, entro fine della puntata dobbiamo cantarla. Erano anni. L'avranno cantata. No. Come no? Non cantate quella. No, però è presente quale? Sì. Per favore. Perché? Io pensavo che la cantaste tipo la mattina, esatto. Appena trovati. È quella che cantano agli stadi. Sì. No, noi non l'abbiamo mai sentita, se la sono inventata allo stadio. Ah, sì, però il video che girava, che era virale, era di pompieri. Quanti video girano, è vero. No, cantatela, va. Alla fine della puntata. Chiudiamo così. Comunque oggi siamo con Alberto. Ex pompiere. Benvenuto. Ex pompiere. Abbiamo deciso di chiamare un ex pompiere, così può anche sparlare del lavoro del pompiere. Praticamente chiamiamo un pompiere. È la cosa poi... che farò di più. Però erano anni che volevamo un pompiere. È vero, sì, è vero. Secondo me eravamo ancora a casa mia. Sì. Cioè, eravamo proprio salotti. Sì. Sempre diciamo, vogliamo un pompiere a Space Valley. Bastava accendere qualcosa. Poi, poi mi chiedo, magari è offensivo chiamarlo pompiere, ma chiamato vigile del fuoco. Non so. Bella domanda. Allora, i vigili del fuoco. In realtà è un'addizione, cioè un nome che è stato creato da un personaggio terribile, D'Annunzio. Ah, non so se lo sapevate. No, non lo sapevo neanch'io. Pompiere invece deriva da sapé pompier, saper pompare, okay. Napoleonico. Ok. Prima di iniziare però questa chiacchierata con Alberto, ringraziamo Airup che è tornata nuovamente sul nostro tavolo. Grazie. Tra l'altro siamo in periodo natalizio, quindi voi a casa trovate il link in descrizione per approfittare delle 6 offerte natalizie che ci sono. Alcune includono le borracce, altre includono dei pod e altre ancora includono la top 5, la favorite 5 dei pod di Airup, tra cui il nuovo pod invernale Winter Apple, che è mele cannella. Esatto, io sono molto mega fan. Ti hanno ascoltato, sì, no, è proprio il tuo gusto pazzesco. Vi ricordiamo che cos'è Airup, se non lo sapete. Praticamente sono delle borracce in cui potete inserire un pod e tirandolo su approfitterete dell'aria che grazie all'olfatto retronasale vi permetterà di sentire un sapore anche se state bevendo solo acqua. Fino al 31 dicembre, poi c'è anche il nostro codice sconto Space Valley 10 per il 10%, che però non si applica alle offerte di Natale perché sono già offerte di Natale. E poi diciamolo, è un regalo molto originale da fare a Natale, cioè ti ritrovi sotto non la borraccina. Non regalatele a noi perché ne abbiamo 1000. E più che altro Cesare ne ha già regalate 10 a tutta la famiglia. Ma sono sparite tutte, infatti. Ce ne mandano un botto. Io ne avevo a casa. Avevo una di quelle lì nere, quelle di metallo, sparita. Allora è sua. Ce n'è una che c'è una vacante su una la cercavo, non capivamo. Io non l'ho mai ricevuta però la mia di metallo. Ah, vabbè. Puoi approfittare delle offerte. Sì, esatto. Fatela comprare. Approfittare delle offerte. Quindi oggi ci terremo idratati. Tra l'altro, abbiamo qui un pompiere. Quindi, se scoppia un incendio, non serve in realtà che intervenga. Perché non acqua, sì. Infatti, io mi collegherei subito con una domanda: ma usate l'acqua per spegnere gli incendi? Sì, o un'altra cosa strana? No. È il materiale che costa meno. Ah, ma okay. In realtà, se ci pensate, in Formula 1 non usano l'acqua. No, usano le schiume. Usano delle schiume, delle polveri speciali, ma costa una follia. Per cui perché voi vi attaccate al sistema idrico. E via. Sì, noi ci attacchiamo al sistema idrico. E mi ricordo che durante l'incendio di Palazzo Albergati cercavamo appunto un tombino che era posizionato a terra fra via Nosadella e via, non mi ricordo l'altra via, comunque l'avevano asfaltato. No. Che casino. Per cui dopo abbiamo dovuto far arrivare la 25.000 litri, pericolosissimo. Una ultra autobotte, abbiamo usato l'acqua da lì. Cavolo, 25.000 litri. Sì, 25.000 litri. Ma vi giuro che era qua. Non c'è più. Assurdo. Sì, se ci fossimo ripresi con le cartine, le mappe, eravamo sicuri del punto. Dopo, ma è andata così. Ti ricordi tutti gli incendi che hai spento? No, tutti no, mi ricordo, però ho delle scene che mi sono fissato, però tendenzialmente, cioè tutti i cassonetti
vanno io, via. Sì, poi è una cosa comune. Vero, ho 38 anni di servizio, non voglio apparire presuntuoso, però i cassonetti quelli ormai me li dimentico, cioè me li vedo. Sì. È una roba molto comune, cioè tipo uno al mese, di più. Uno al giorno? No, non ho la più minima idea. 6 o 7 almeno ogni notte. Ma ogni notte? Ma certo. Ma dove? A Bologna? Fiamme, è possibile? Ma stranamente a Bologna, a Ivrea, a Brescia. Ma sul serio? Ma sì, è per dolo, cioè veramente. Dolo, disattenzione, nel senso che cosa ci buttano? Scusa. Le braci delle pizze quando chiudono la pizzeria, okay, comunque sì, no, ma anche ogni giorno, ad esempio a Bologna, tendenzialmente 10-15 persone rimangono fuori dal proprio appartamento e le chiavi rimangono all'interno. Ma è quella grande classe. Anche a me, ma non ho chiamato i pompieri, ho rischiato. No, a me sono cadute in un tombino. E ho chiamato lui. Anche a me. Due ore. E io le ho lasciate in un tombino per un anno e mezzo. Poi, fortunatamente, degli operai dopo stavano lavorando lì sui tombini. Gliel'ho detto e me le hanno recuperate. Sì. No. No, noi abbiamo combattuto con gli scarafaggi quella sera. Sì. Era alle 3 di notte. Ma che poi, se io mi faccio aprire la porta dei pompieri, c'è un costo. Giusto. Allora, idealmente c'è un costo giuridico con tutte delle tariffe, però diciamo che a Bologna i capisquadra che applicano questa normativa saranno in 2 su 80 capisquadra. Cioè si chiede un forfettario? No, non si chiede, assolutamente niente. No, la motivazione fa anche sorridere, perché alla telefonata, quando chiedo, non sono guardi, sono rimasto fuori casa. Scusi, lei ha qualcosa di pericoloso in casa? Che io in sala operativa dico: non chiediamo così, perché troveremo quello che dirà. Sì, ho un leone in casa. Cioè, in realtà era se per caso c'è un apparecchio elettrico acceso. Certo. Chi è che non ha? Cioè, tranne me, che stacco il frigo dopo 38 anni di servizio, stacco tutto. No, non è vero. nel senso, c'è un apparecchio in casa. Il circuito elettrico è attivo, per cui insomma può essere per un corto circuito, è la motivazione per cui uno dice: va bene, entro in casa da qualche altra parte o dalla porta o da una finestra. Perché c'è un'urgenza, no? Certo. Sì, voi riuscite a entrare senza spaccare tutto? No, noi spacchiamo. Noi abbiamo fatto dei danni apocalittici. Sì. Noi abbiamo fatto anche dei danni durante gli incendi, che l'incendio è evoluto ancora di più. Ma lo sappiamo solo noi. No. Certo. Vabbè, in effetti. Però può capitare, perché magari può capitare male, come uno sbaglia qualsiasi cosa, cioè un muratore magari da una. Col mazzuolo colpisce una tubatura, chi non fa non falla. Okay. No, effettivamente. Nel senso, ci sono sfuggiti degli incendi, questo lo dobbiamo dire, però il costo sarebbe stato troppo pericolo cercare di evitare questa cosa. Okay. Comunque faccio un passettino indietro. Sì, esatto, perché noi abbiamo avuto questo sogno di chiamare un pompiere, perché secondo me tutti da piccolini sognano di fare il pompiere, perché io no. Io volevo fare il tassista. Vabbè, tu sei un ragazzino atipico. No, però io mi ricordo, mi feci comprare dai miei dei Playmobil tutto il camion dei pompieri. Era molto affascinante. Ma ti facevano anche tipo, non so, t'appiccavano un piccolo incendio. No, quello no, per fortuna quello no. Però la cosa che mi chiedo è se tu avevi lo stesso sogno oppure. No, ti dirò, non avevo lo stesso sogno, l'ho realizzato solamente quando ho fatto il militare nei pompieri, ho visto come stava, l'ho capito. Ma anche mio papà l'ha fatto nei pompieri, però poi non ha più fatto il pompiere. Non lo so, io sì, in quel momento mi sono innamorato anche del clima che c'era, okay. Chiaramente è un clima da caserma, ma divertente, guascone, sì. Così insomma. Però devo dire che questo fatto dei lampeggianti, delle sirene, cioè i bambini entrano proprio, è affascinante, ma io non l'ho ancora capito, perché combatti contro il fuoco, salvi delle vite, è bello. E questo è esatto l'immaginario, dopo se volete ne parliamo. Mi vorrei collegare a quello. Cioè all'immaginario del pompiere spegne il fuoco, perché in realtà a me è sempre stato detto: ok, tu ti immagini i pompieri che prendono, come si chiama, la manichetta? Sì, la manichetta, la lancia, corrono verso l'incendio, cadono. In realtà per la maggior parte del tempo te la butto in maniera molto riduttiva e tirano giù i gattini dagli alberi, mi hanno sempre detto così. Allora, questa cosa che la maggior parte del tempo, uso quello che hai detto tu, in realtà non c'è la percezione di quanto i pompieri escano. Esatto. 7 cassonetti al giorno. Esatto. Di notte. No, i pompieri, no,
la tendenza oggi, io non sono in servizio, ma sicuramente, cioè nella giornata di oggi ci possono essere 10, 15, 20 interventi solo per la centrale. Poi dopo c'è un, ci sono distaccamenti in provincia, ci sono dei volumi di interventi enormi, ma perché poi noi veniamo chiamati in tutte le situazioni. Ma per esempio, ma cioè, oltre dei gattini, a è vero, aprire magari una porta ne in casa, ne ho una abbastanza ironica, posso? Cioè, vai. Non è sporca. Una sera uno ci ha chiamato perché nel vaso di fiori vedeva un qualcosa che assomigliasse a un insetto. Sono cose vere. E voi dovete intervenire. No, esatto. Dobbiamo intervenire. Cerchiamo di gestire la situazione. È successa questa cosa? Sì, sì, è successa. No, siete intervenuti? Siamo intervenuti per calmare, oppure un pipistrello che entra in casa, ma io a volte dicevo, ma scusi, non c'è un uomo in casa. Bellissimo, io non sapevo che si potessero chiamare i pompieri per queste cose. A saperlo, li avrei chiamati anch'io più volte. Ho un ragno sul letto. Tu se fai il 115 uno risponde, poi dopo. Cioè, non pensavo fossero così disponibili comunque a questo punto. No, c'è una disponibilità. Quello che mi ricordo, perché io appunto appartengo a una generazione precedente del cellulare, è che i primi cellulari persi dei tombini noi eravamo ostici a mandare, perché uno diceva, per un cellulare è come se tu avessi oppure un drone su un albero. Ah, addirittura. Ah, è il casino del 2022. Esatto, un drone su un albero, che uno dice, guardi, l'ha perso. Io ho perso un sacco di frisbee sugli alberi, potevo chiamare. Ma non è che... un mio collega ha perso un cavallo che poi un albero. No, nel senso si è lanciato giù per un prato si è suicidato. Ma dovreste conoscere il mio collega, va bene. No, nel senso, il drone, i cellulari adesso è una chiamata, cioè anche il comando, il ministero dell'interno, i pompieri fanno parte del ministero dell'interno, hanno compreso che nel cellulare tu, cioè, puoi muovere capitali. Ah, beh, no, certo. E quindi uno deve intervenire in quel caso. Sì, deve intervenire, anche perché poi ovviamente tutto registrato, la chiamata, dopo se per caso c'è qualcosa che non va, devi poi spiegarlo a qualcuno al di sopra di te, giuridicamente, perché tu non hai fatto intervenire la squadra. Ma in quei casi costa, però, se ti chiamo per un cellulare. No, non costa. Non costa? No, i pompieri non costano. No. Io paghiamo con le tasse. Ogni volta, praticamente ogni volta che chiami i pompieri, se non sta morendo qualcuno, ti chiedono qualcosa. Anch'io pensavo. Ma io li ho visti, cioè, nel senso, li ho visti in azione. E perché si era rotto praticamente il tubo della mia vicina, e loro sono arrivati, erano scazzatissimi per questo tubo perché c'era tutta la casa allagata. Purtroppo. Però non hanno chiesto assolutamente niente. Poi dopo. No, se non costa, è come se chiami la polizia. Poi c'è questo caso dell'apertura porta in cui non c'è nessun tipo di pericolo, oppure, cioè, nella gestione della telefonata, ad esempio, se mi chiamava uno, fa, guardi, ho perso le chiavi di casa, io la domanda che facevo era sempre, ma scusi, dov'è l'altro mazzo di chiavi? Fa, ce l'ha mio cugino a Modena. Magari vada a Modena, via le chiavi alla Polfera, Modena, la porta alla Polfera, Bologna. Però tendenzialmente il 98% delle chiamate vengono... Però, scusa, assolte gratuitamente. Ci sono così tanti pompieri in servizio che possono star dietro a tutta sta roba. Questo è un altro argomento. In realtà non so nemmeno noi come facciamo. Secondo me ci sarà una difficoltà nel proseguo. Sì, però si riesce. Per ora basta. No, ma è quello che vi dicevo prima. In realtà si esce spessissimo, fortunatamente, per cose di una caratura... abbastanza bassa, presto, ecco, a sistemarla. Però uno dice, ma te hai mai visto un incendio d'appartamento? Cioè, ne succedono, poi uno non se ne accorge, cioè, nel senso che il giorno dopo magari trovi sul giornale che c'è stato questo incendio, un trafiletto così. Mi ricordo che noi facemmo un incendio abbastanza devastante, dopo due giorni c'era un trafiletto così, poi un'altra volta dopo anni andammo a prendere un gattino sull'albero e si vede che non aveva nulla da mettere su una pagina con il pompiere, con il gatto. Cioè, dipende anche dalle necessità e di quel momento delle notizie da dare. Di incendi appartamento ce ne sono abbastanza. Okay, ma io vorrei sapere a sto punto qual è la cosa più tosta che hai affrontato e anche qual è quella invece più stupida, che forse è quella che hai già raccontato prima dell'insetto. Sì, quella dell'insetto. Abbiamo gestito la telefonata, poi fatta con un vicino di casa. No, la cosa più tosta, ma adesso io ti ho fatto. Segnato di più o che ti ricordi di più?
che sei, di cui sei più fiero anche nella magari bruttezza del fatto. Sì, perché non, perché non sono dei bei ricordi. No, è questo. Parlando con un mio amico adesso, un mio amico prima, ex collega. Ex collega, cioè una volta lui mi disse: ma tutto il male che noi abbiamo introiettato, chi è che ce lo restituisce? Ma credo che sia una cosa per tutte le professioni d'aiuto. Certo. Cioè, tipo, io ci ho pensato a volte. Io non sarei mai riuscito a fare l'infermiere o il medico, stare con delle persone che stanno male per moltissimo tempo. Quindi la cosa più tosta forse che mi ha fatto, forse è stato, io sono stato un mese all'Aquila. Okay. Però suddiviso in 4 settimane, dove ho salvato anche 2 pesci rossi. Erano rimasti isolati. E cioè là c'erano delle condizioni, siamo arrivati una volta invece nelle Marche, il primo terremoto, quello anche alla Basilica di Assisi, mi sembra che sia il 98, siamo arrivati in un paese, io e un altro mio collega, girando dove non era ancora andato nessuno. Insomma, io tutto il mio dramma, ne parliamo ma non ne voglio parlare, no, certo. Solo un accenno, sì. Sono gli incidenti stradali. Infatti immaginavo. Okay. Ma però io non ne vorrei parlare. No, assolutamente. Ti chiedo solo una cosa, quando è che si chiamano i pompieri negli incidenti stradali? Per me, io quando ho fatto il militare, l'ho fatto nel 1981, ausiliario si chiama, cioè utilizzavano, cioè è l'estricazione delle persone avvolte, sì, dalle lamiere, dove ovviamente i giornalisti continuano a scrivere utilizzo della fiamma ossidrica. Tu dimmi se per caso si può andare mentre uno è a contatto con le lamiere. In realtà esistono degli estricatori, sono delle pinze che sviluppano una potenza per cui si aprono le lamiere. Ma cambiamo di cosa. No, bene. In realtà, prima di arrivare, cioè di andare sugli argomenti leggeri, ultima domanda, un attimino un pochettino più pesante: hai mai rischiato tu personalmente in una situazione, magari la tua vita, in cui hai detto sì, ho proprio rischiato? Sì, ho rischiato. Okay. Abbiamo rischiato in 5, allora stavano costruendo l'alta velocità, cioè che è la tratta di treno che ci porta velocemente tra Bologna, Roma e Milano. Okay. A Barbarolo, che è poco sopra la Futa, sopra Pianoro Vecchio, ci hanno chiamato un pomeriggio e dentro una galleria che sarà stata lunga 2 chilometri, immaginate una galleria cantierizzata, cioè non c'era l'asfalto. Era fango, uno strato di fango così, aveva preso fuoco una terna, che è un escavatore, in fondo alla galleria, ha preso fuoco, sono scappati tutti gli operai, fortunatamente c'erano delle tubazioni di aspirazione e di espirazione verso l'esterno, comunque noi siamo arrivati là di fronte, non sapevamo che cosa, cioè ci hanno detto sta bruciando all'interno, ci siamo introdotti col camion, in 5, per andare all'interno tutti con la maschera e una bombola che può durare 40 minuti se uno respira normalmente, ma in quei casi non si respira normalmente, non sapevamo come sarebbe andata, perché se per caso ti finisce la bombola tu non riesci a cambiarti la bombola, perché cioè, il fumo contiene monossido di carbonio e un sacco di altre sostanze, acido cianidrico, bastano 2 inalazioni e tu svieni, poi così due inalazioni. Sì, per quello le persone, anche qua parliamo un attimo con crudezza, le persone durante gli incendi tendenzialmente muoiono per l'inalazione. Sono già morte prima, dopo vengono trovate combuste, sono già morte prima fortunatamente. Io in quel momento, mentre salivamo, cioè sudavo come tutti gli altri, poi mi chiedevo: ma proprio oggi dovevo morire? Perché non so quanti anni avessi, ho 36-37 anni. Però la domanda te la sei fatta, cioè in quel momento? Me la sono fatta, nessuno riusciva a parlare, e anche l'autista, provate a immaginare un camion, cioè aveva obbligatoriamente, cioè lui guidava con una maschera, una bombola dietro, per cui doveva stare così, e ci siamo introdotti là all'interno. Non so neanche noi come abbiamo fatto, però è andata bene. Ma in quelle situazioni lì, in cui immagino l'adrenalina sia palla, te come rispondi? Cioè, nel senso, riuscivi ad avere un controllo, oppure cioè vi allenano anche in questo, oppure? Non ci allenano, ok, niente. Cioè, ognuno è allenato per se stesso. Ok. No, nel senso,
durante il corso ti fanno fare delle prove. Io ho fatto il corso poi nel 1985. Adesso diciamo che si è elevata questa cosa. Okay. Cioè ci sono situazioni in cui sottopongono a stress mentale, più mentale, ma anche termico, delle persone. Hanno costruito, cioè è nata un'eccellenza, okay, devo dire, a fronte però di un territorio in realtà scarso. Cioè ci sono delle eccellenze, ma sono a macchia di leopardo. Okay, okay. L'indirizzo è quello. Io avevo fatto, cioè al corso avrò fatto ho fatto un cunicolo, un tunnel di 20 metri sotto, ma una tensione del genere non te l'hanno fatta mai dire. No, quella lì è perché è durato 2 chilometri, sì, la sì, stessa sì, tensione, però diciamo che l'allenamento è perché tu le hai provate, mm-hmm, durante gli incendi d'appartamento. Okay. Cioè, certo, cioè è divertente fra virgolette, perché negli incendi d'appartamento ovviamente tu arrivi, la persona a cui sta bruciando la casa è sconvolta, mm-hmm, allora inizi a dire no, ma se vai in camera, poi ti spiega tutto l'appartamento in quel momento, che tu dici beh guardi, io non sono mai stato qua, però sì, cioè, sì, è come sì, se tu, cioè tutti noi in casa nostra di notte potremmo andare quando salziamo perché beviamo troppa acqua, esatto, di notte possiamo andare a occhi chiusi in bagno, ma certo, in un luogo dove tu non sei mai stato e non vedi assolutamente, cioè vedi a 30 centimetri, ti muovi male, okay, cioè incendi di capannone. Certo. No, mi fa molto strano che non ci sia nessun supporto psicologico dietro alla figura. Allora, ecco, io il primo supporto psicologico, all'Aquila a noi tipo non mi ricordo, anche quello sta nascendo, però prima che si implementi occorreranno degli anni, però l'idea c'è. Vabbè, ma andiamo sul leggero, ce le siamo tolte quelle difficili, sì. Allenamento del pompiere. L'addestramento sì, del pompiere. Cioè eravamo molto curiosi su che a parte la routine del pompiere tutti i giorni, cioè avrà un suo allenamento. Ma devono fare 3-4 pertiche al giorno per Ma c'è davvero? No, prima cosa, c'è davvero la pertica? C'è davvero. No, adesso sembra ironica, ma è così. Voi immaginate di dormire in un letto su una non dormire, cioè appoggiarsi in un letto di notte, sì, il turno di notte dura 12 ore. Siete divisi in stanze perché uno non è che può stare in piedi, certo, per 12 ore. Sei in una stanza, sei appoggiato nel letto, tendenzialmente i più scafati tengono gli stivali e i pantaloni arrotolati, altri dormono vestiti. Come Nick. Nick dorme vestito. E improvvisamente si accende una luce con questi lumen qua, okay, e suona una campana. Io penso che qualsiasi dipartimento di cardiologia vieterebbe una cosa del genere, ma altrimenti tu devi decidere, stai sveglio. Suona una campana, tu devi alzarti, individuare mentalmente di che partenza eri, perché non sei sempre della solita partenza, per cui suona la prima, la seconda, la terza, eccetera. Prendi, inizi a correre. Se tu corri lungo le scale, un po' addormentato, le scale si può rimanere paralizzati. Ah beh, non so se lo sapete. Sono loro che corrono. Perché invece, lungo il tubo, tu ti butti in un tubo, ma sei nel vuoto, per cui ti abbranchi al tubo in maniera totale e dopo è una discesa, arrivi giù, ci sono dei cuscini, ci sono stati degli incidenti. È caduto qualcuno in questi casi. Sì, infatti male, sì, una distorsione del piede. Però paradossalmente è più sicuro perché tu in quel momento, anche se sei un po' addormentato, ma se sei nel vuoto a qualcosa ti tieni. Ci vorrebbe uno scivolo tipo quello delle piscine. C'erano anche in alcune caserme, ha fatto degli scivoli. Ah, bello, rischia se ti riprendi il sonno mentre. Ma quindi le usi solo di notte o anche di giorno? No, anche di giorno. Io le usavo di giorno perché poi mi darete del passoio. Cioè ti devi tenere allenato comunque. Uno che fa il pompiere, sì, sì, certo, non fa il ragioniere o l'operaio, con tutto il rispetto per tutti i lavori, qualsiasi. Sì, 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 chiaro. Però secondo me, e io ho conformato la mia vita a questo, cioè io cercavo di allenare nel tempo libero, che è parecchio, cercavo di allenarmi. Okay.
diciamo che non tutti la pensavano così, non tutti i miei colleghi, ma si vedeva, e dopo il problema era durante l'intervento, durante l'intervento. Se devi fare una corsa di 30 metri, sì, con due manichette così, dopo arrivavano. Quindi non c'è l'allenamento obbligatorio, cioè non è che... Allora, c'è, ma in caserma, cioè hanno creato il gruppo ginnico sportivo, c'è cioè il campo da calcetto, ma sempre pensato e performato per sì. avere un addestramento, certo, sì, c'è certo. la palestra bellissima, però chi voleva al solito lo faceva e chi non... Cioè, sì. chi non aveva questa scelta. Sì, quindi non hai degli standard fisici da mantenere. Quantomeno in fase d'accesso, sì. In fase d'accesso, sì. Sono poi, anche molto stringenti, comunque, immagino. Abbastanza, poi però è capitata una cosa negli ultimi anni per me sconvolgente, però sono scelte politiche. L'attento dei fast food. No. Sono collegato. Vicinissimo alla caserma. Allora, in pratica... La mancanza di personale, sto parlando di circa 20 anni fa, ha fatto sì che quelli che avevano fatto i militari, gli ausiliari, oppure avevano fatto un corso all'interno della caserma, aderendo a un progetto, chiamati i coloro che facevano i 20 giorni, si chiamano 20 giorni, okay. discontinui, venivano in caserma e stavano con noi per 4-5 guardie. Per la durata di 20 giorni uno fa... 3 guardie di giorno e 3 guardie di notte, adesso non mi ricordo. Cioè, un ausilio, però sono persone che non lo facevano cioè, come permanenti, non assunti. Assunti solo per quel periodo. Faccio un esempio come i postini trimestrali. Mm-hmm. Okay. Queste persone intanto avevano 20-25 anni quando l'hanno fatto. Io li ho visti, li abbiamo utilizzati nelle partenze, erano con noi. Okay. Poi alcuni dopo hanno partecipato dei concorsi. Adesso sono stati assunti facendo delle prove meno astringenti perché hanno 45-50 anni, okay. sono stati assunti nei pompieri. A okay. 50, secondo voi è come sì, se io andassi, sì, sono adatto, se io andassi adesso a farmi presente in un cantiere, vorrei fare il manovale a 60 anni. Sì, sì. Cioè, la prima badilata mi blocco la schiena. No, certo, è vero. È vero. Più che altro è strano perché comunque poi ne va della tua stessa vita e della vita dei tuoi colleghi, esatto. della vita delle persone. Cioè, ti è mai capitato di andare in servizio e fare degli interventi con qualcuno che sai che non era affidabile? Sì, magari parti anche molto sei tristissimo. Gli hai fatto ritornare dei ricordi. Senso, se uno dovesse andare con me direbbe sono fottuto. Io sono lì che spengo. No, purtroppo sono capitate queste situazioni, ma capitano ancora. Infatti, cioè io faccio una previsione, ci saranno moltissimi purtroppo. Ci si farà male. Sia veramente che anche in un'altra maniera. Però ma mi viene il dubbio, ma non è che, non lo so, magari c'è poca gente che vuole diventare pompiere adesso, cioè fanno fatica a trovare volontà. Cioè, no, c'è un sacco, c'è un sacco di gente. Ok. Perché è uno stipendio abbastanza... Quanto guadagni? Ah, è vero, era una delle domande. Più o meno. Allora, un permanente, un vigile... guadagna sui 1.600 euro. Okay. Io sono arrivato a fine carriera che guadagnavo 2.100. Okay. Comunque è un lavoro dove si rischia la vita. Sì, mi immaginavo anche pensavo di più. Per quante ore al giorno durante una settimana? Full time. 48. 48 ore. Sono tante, cavolo. Okay. No. Sì, sono tante, però... Cioè, rispetto all'operaio che fa 40 ore tipico o l'ufficio che ne fa 36. No, è che c'è lì è compattato, cioè tipo... La guardia di giorno sono 12 ore, okay. poi dopo uno smonta, sta 24 ore a casa, okay. poi ne fa altre 12, che è la guardia di notte, dalle 20 di notte alle 8 di mattina del giorno dopo, uno sta a casa 2 giorni. Ma okay. io all'inizio ero felicissimo quando sono entrato a 23 anni, certo. poi dopo ho passato tutti i segmenti, quando sono arrivato sui 50... uscendo 1-2 volte di notte mi rendevo conto che mi servivano 2 giorni per riprendere. Noi ce ne accorgiamo già adesso. In effetti, cioè, tu ti sei fatto tutta la vita con gli orari sballati, cioè non avevi una routine. Sì, infatti quando mi chiedevano ma domenica io dovevo collegare. Per me è stato un dono, anche perché anche cadere nella tristezza del lunedì mattina. Perché a me sempre... tu non avevi i giorni della settimana, praticamente. No, io ho lavorato Natale. La notte, ecco, un ricordo bello è anche la notte di Capodanno del 2000, dove
eravamo vicino a Piazza Maggiore dove c'era una festa. C'è il ricordo che brucia, pure. Sì, c'è il vecchione che brucia. Non è andato a spegnere. Non l'abbiamo spento, però l'ultimo vecchione l'aveva messo troppo vicino. Ah, sì, per convezione. Convezione, che sono le parti, non convenzione. Convezione sono le particelle, stavano per, cioè, si erano già abbastanza abbrustolite, non abbrustolite, però le finestre del comune. No, la... Oh, succedono delle cose, ragazzi. Complimenti. Quella notte lì del 2000, che doveva poi, cioè, ci doveva essere la catastrofe, esatto, avremmo, sì, dovuto morire tutti, si spaccavano i terreni, eccetera. Quando la festa era tutta in piazza, noi ad un certo punto, io e un altro mio collega, abbiamo visto un bagliore nella chiesa di San Petronio di lato. Okay. Insomma, qualcuno aveva sparato un razzo, sì, e aveva preso un pezzo di cartone, ve la faccio breve, stava per bruciare San Petronio. Nessuno l'ha saputo. Nessuno l'ha saputo. Quindi voi siete corsi dentro, avete spento. No, abbiamo tentato di entrare, ma bisogna andare a chiamare il custode, per cui dopo è arrivato un altro mio collega con la scala, stava per sfondare una vetrata, no, che l'abbiamo fermato. Insomma, è stato abbastanza divertente, però ce l'abbiamo fatta. Nessuno si è accorto che stava per bruciare San Petronio. Non l'abbiamo salvata noi, dopo siamo andati con l'autoscala. Ordinario, insomma. Cavolo. Ascolta, i casi invece, io sono appassionato di serie TV crime e generi vari, no? Seriali, cioè incendi piromani. Seriali, piromani. Ah, è vero. Ma c'è mio padre che ha raccontato. C'è mio padre che è un seriale. Stavo proprio pensando a questo episodio. Lei ha raccontato suo padre. Quando faceva il militare, ha detto che hanno beccato dopo un sacco di tempo uno che incendiava serialmente le cose, e l'hanno trovato loro a un incendio. Esatto. L'hanno individuato. Sì, io una sera, cioè abbiamo fatto tipo 15 cassonetti, allora sembra i film, poi Poirot, quelle cose lì, in realtà l'assassino è sempre sul luogo. Allora, ma è uguale a mio padre. Perché una cosa che io ho imparato dalle serie TV è che il piromane vuole guardare l'incendio, ma non è che quindi è sempre mio padre. Lì. No, lui praticamente diceva di questi cassonetti che andavano sempre a fuoco. No, erano fienili. Erano cassonetti fienili. Tuo padre c'era sul posto. Sì. E poi che lavoro andati. No, poi a un certo punto sono andati, non so, è che favorisca incendio, la carta d'identità. C'era tutta la gente fuori e hanno visto un ragazzo che avevano già visto a un altro incendio e hanno detto: cazzo, ma allora è lui. No, a me è capitato una sera, però, cioè di seriali, cioè ne abbiamo beccati insieme alla polizia, insomma. Poi addirittura telefonavano dalle cabine, ma sto parlando di un'era dove voi eravate piccolissimi. Okay. Per vederci anche, poi davano fuoco ai cassonetti. No, ma uno proprio che mi ricordo, in pratica era il 15° cassonetto lì in zona Mascarella che facevamo. Io ad un certo punto ero caposquadra, allora gli altri stavano spegnendo. Non so, mi è venuto distinto, sono corso nella via parallela, perché dico, qui ci siamo noi, ci saranno degli altri. Sono corso là e c'era uno che, cioè, doveva ancora iniziare. Allora sono andato lì vestito da pompiere col casco, tipo astronauta. E cosa gli hai fatto? No, gli ho detto: scusi, dico, perché era le 3 di notte, voglio dire, uno vicino a un cassonetto alle 3 di notte, di là sta bruciando. E lui ha fatto, aveva l'accendino qua, fa: dica. Guardi, questa pacatezza generale. No, dico, guardi, se per caso smette, andiamo tutti a letto. Molto politico. No, che senso. E lui fa: no, ma guardi che io non c'entro niente. Dopo ho chiamato gli altri, sono arrivati. Alcuni l'avrebbero menato. Io mi sarei immaginato un approccio diverso. Con la manichetta a sparargli direttamente addosso. No. A proposito, hai mai sparato contro qualcuno con È capitato, sì, ma involontariamente. Abbiamo rischiato di farci male. Anche. No, perché ci chiedevamo, lì sono tipo, è la polizia che spara con gli istintori, non sono i pompieri. No. Infatti, no. Ma quello non, noi siamo per la piazza, non per la polizia. Infatti, sì, però ce lo si è chiesto. Infatti, perché poi deve essere potente il getto. È molto potente. Ti spara via. Sì, quella, la manichetta da 70 ha una spinta di 12 kg. Ok. Però aspetta, è capitato che per sbaglio. Sì, è capitato. Ma cioè, io anche qualche filmato. Dopo la festa di Capodanno. Nel cellulare a Genova ci ha colpito quasi un Canadair. Madonna, è pericoloso. A me, come funziona? I Canadair sono altri. È vero, piloti. Sono vigili del fuoco. No, sono piloti, allora, i Canadair prima erano della protezione civile, proprio l'aereo, gli aerei. E c'è un'azienda
un'azienda privata che fornisce piloti, ma adesso diventati di proprietà del Ministero dell'Interno, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. E io andavo sempre d'estate in Corsica e lì ce n'erano in continuazione. Uno purtroppo tirò su anche un sub una volta. Questa è una cosa impossibile, lo so che è un immaginario. No, sai perché? Girava questa voce quell'estate. No, perché le bocche... No, le bocche... Te lo giuro, ma era sul giornale in Corsica. Sì, però... No, le bocche... di apertura quando pesca la pescata che tiene 9.000 litri, che è una manovra difficilissima, cioè i piloti di canale sono veramente, cioè lavorano, non è che pilotano solo. Le bocche hanno questa ampiezza qua, però le può averlo colpito però il fatto che dopo tu trovi la pinna carbonizzata sull'albero è non è possibile, no, però giravano anche queste voci. Perché lì ce ne sono veramente, ne vedevo tre al giorno. Di sub che volavano di canadiere. Cielo. Di sub che spegneva l'incendio ad impatto con la muta. A proposito di cose che si vedono o non si vedono, io nei pompieri ho sempre visto pochissime donne. Cioè io stanno crescendo. Ah ok, ci sono. No, okay. Ci sono, sì. Nel senso che è un corpo. Cioè che una volta non le prendevano proprio. No, una volta... Ah, okay, ecco. No, è molto maschilista. Okay. Cioè è ancora molto maschilista, però adesso sono entrate perché effettivamente ci sono delle colleghe veramente brave. Ci sta. Cioè, però è degli ultimi 10. Ecco, quando parlavo prima dei discontinui, di discontinue donne ce ne sono state parecchie, per cui dopo sono entrate queste, ma ai concorsi hanno aperto anche loro. Sì, c'è stata un'apertura, ma possiamo dire negli ultimi 10-15 anni. Okay. In polizia sono molti anni. Ma invece mi chiedevo, ma il vigile del fuoco, il pompiere, ha un del lavoro di ufficio da fare noioso, tipo il poliziotto che deve andare a fare il verbale, tutte quelle robe? Ce li avete anche voi? Cioè, esistono atti amministrativi, anche penali, però vengono svolti al ritorno dal caposquadra, poi rimaneggiati se per caso occorrono delle altre investigazioni sull'incendio. La maggior parte del tuo lavoro è attivo. Sì, è operatività. È operatività. Okay. Ah, invece nel tempo libero cosa fate? Che hai detto che ce n'è parecchio. Ce n'è parecchio oltre il lavoro, io ho una aneddoto a riguardo. Io ho tipo un immaginario. Okay. Vai, prima. Io un mesetto fa più o meno ero in macchina sui Colli di Bologna. Cosa facevi? No, stavo bruciando niente. Metti via la cedina. E avevo davanti una camionetta dei pompieri. A un certo punto si fermano, escono quattro ragazze, alla fine, signore, ragazzi, comunque erano abbastanza giovani, tutti muscolosissimi, scendono, si fermano, quattro frecce, tirano fuori la motosega, tagliano un rametto che era in mezzo. Ridono e vanno a casa. No, lo fanno cadere, lo prendono e lo buttano fuori. Una scena bellissima, sono rimasto... Lo buttano fuori dal camion? No, lo buttano fuori siepe, nella siepe, cercano di buttarlo lontano dalla strada. Sì, è stata una segnalazione magari di un ramo, ti arriva una telefonata, fa guardi c'è un ramo che io e i bambini non riusciamo a uscire. Però è stato bellissimo, c'è un'immagine stupenda. Sì, il ramo magari tutte le immagini è così, adesso con WhatsApp è più facile perché uno si manda la foto. Sì, esatto. Tu arrivi magari una cosetta. No, ma era muscolosissimo, veramente. Fortunato. No, ma proprio enormi. Ma anche io mi immagino i pompieri muscolosissimi. Sono rimasto un po' male oggi. Con la motosega grande. L'ha tagliato, un altro l'ha preso, l'ha buttato fuori. Però questo cosa c'è di secondo me libero? No, che magari girando per Bologna, hanno visto il ramo, l'ha tagliato. Mi collego perché il mio immaginario di pompiere non in azione è in caserma. Io dei briscolini. Sul divano. In caserma, sul divano, sulle sedie da ufficio che si lanciano a torso nudo con le bretelle. Di Tomahawk. Che si lanciano tipo le palline di carta, rido. Io mi immagino più tipo dei gran burraco. Abbiamo fatto di tutto nelle notti quando non suonavo. Tu appena suoni, tu parti chiaramente. Vai in bagno, stai bevendo. Però fai una foto alla tavola del risico, che così che dopo non spostano i pezzi. No. Prima di uscire. Abbiamo fatto di tutto, perché nel tempo libero poi in realtà, specie di notte, di giorno, c'è tutta una manutenzione dei mezzi, non è che viene quindi una ditta esterna. Delle attività. Sì, ci sono delle attività di giorno, tipo anche quella dell'autoprotezione, cioè le bombole. Devi sempre tenere tutto ok. Sì, devi essere continuamente, anche quando torni di notte che hai usato l'acqua per il cassonetto, non è che tutti dopo vado a letto, poi ci vediamo. Cioè, devi ripristinare il camion. Cioè, deve essere pronto perché dopo un minuto può risuccedere la stessa cosa. Una cosa che dico sempre,
Io ho un amico intimo che adesso ha 74 anni, è il pompiere che prese la telefonata della strage di Bologna, okay, che però sembrava la caldaia nei primi momenti. Ah, poi, sì. Insomma, e lui mi disse: guarda che poi quel giorno è scoppiata la stazione, una tragedia nazionale, ma non è che non ci sono stati incendi, cioè ci sono stati anche 3 incendi di fienili, per cui non è che puoi lasciare tutto quello che è vero. Cioè uno ha l'immagine, come appunto nei film. No, mi immagino anche tipo l'11 settembre, immagino che stesse succedendo poi anche qualsiasi altra cosa lì. No, ma infatti sì, continua l'ordinarietà dei drammi, degli incidenti stradali, degli incendi di appartamenti, per cui noi siamo poi abituati alle fiction dove appunto Le unità andare lì, sì, no, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, quelle cazzate lì, cioè. Io infatti le vieterei lì, io le odio, cioè, sì, perché non hanno, non descrivono la realtà. Mi fa un po' ridere pensare, cioè la strage di Bologna, tutti lì che lavorano di brutto e io sono il pompiere che intanto tirava giù i gattini. Beh, però ci sono i gattini, quel giorno magari le lasci sull'albero. E l'altra cosa che ti dirò, che è successo allo scoppio di San Benedetto Val di Sambro, dove morì anche un volontario di Monzuno, oltre a dei civili, è che una squadra, questo è un input che l'abbiamo avuta dagli anziani, dai padri putativi, ma la squadra dopo un po', in una dimensione così drammatica, tu comunque la devi cambiare. Ah, la devi cambiare? Sì, ma ci sono persone che non vorrebbero, fanno no, continuo, invece è sbagliatissimo, noi abbiamo sempre fatto così e serve, perché psichicamente stanchi, tu non ti rendi conto che sì, che ma non sei solo stanco fisicamente, sei sconvolto, ma continui a lavorare, ma non perché uno è un eroe, cioè, no, qua lo potreste far tutti, è come se adesso crolla una palazzina, andiamo tutti lì anche senza una divisa, cioè ci aiutiamo, è proprio una dimensione umana, però la squadra noi l'abbiamo sempre cambiata e questo secondo me è un bel insegnamento, cioè io l'ho avuto e l'ho applicato. Certo, perché magari arriva la nuova squadra che legge la situazione in un'altra maniera, che tu non è più bravissima per forza. Sì, però quindi, scusami, le squadre sono fisse, nel senso ci sono i turni con le stesse persone, tipo un turno in centrale oggi è costituito da 25 persone ed è sempre, sono 4 turni in tutta Italia, una cosa che ha fatto, ahimè, nel ventennio è stato creato nel 1941 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Prima i pompieri, come potete pensare, erano civici. Okay. Cioè, erano quelli del Po. Cioè, c'erano i pompieri di Bologna, poi c'erano i pompieri di Torino. Mm-hmm. Nel 1941 fu unificato e devo dire, cioè, noi siamo interscambiabili, i camion sono identici, i materiali identici. Mm-hmm. Cioè, noi quando andiamo in calamità, cioè io in calamità sono andato in Valtellina, in Liguria, in Toscana, all'Aquila, ad Ascoli Piceno, cioè perché anche la squadra di Bologna, cioè noi siamo andati per un incendio di bosco vastissimo, 15-18 anni fa, ad Ascoli Piceno, e noi, cioè con quelli di Ascoli Piceno siamo identici, siamo dei Playmobil, se ci vedi, cioè, siamo uguali, cioè così con lo stesso casco, per cui la motosega, se era rotta la nostra, la loro che ce l'hanno prestata stava esattamente nella sede del nostro camion che era uguale a loro, okay. Si hanno standardizzato, okay, ma ed è effettivamente molto comodo come... Sì, secondo me è un bel pensiero. Sì. Cioè, nel senso che ti puoi interscambiare e ti capisci subito. Ma anche perché a quel punto non dipendi più dalle disponibilità del paese. Metti che c'è una parte che investe meno su quella cosa lì, magari c'è le vecchie rotte. Parte tutto, comunque è concentrato a Roma e in radia. È chiaro che tipo in Trentino hanno un'efficienza, possono scegliere dei materiali e acquisire dei materiali superiori o quali sono le loro necessità, insomma. Tipo Trentino Alto Adige, che è una regione autonoma, adesso non so se lo facciano anche in Sicilia, in Sardegna. Ma lì chi decide come organizzarvi? Cioè, tipo, devi andare ad Ascoli Piceno, tu che sei a Bologna, c'è un comando a Roma che decide? Roma, sì, cioè, oltre a esserci il comando di Roma, c'è anche una sala operativa nazionale. E in ogni regione c'è una direzione regionale che, guarda caso, a Bologna è nel sedime del comando di Bologna. Okay. Poi ci sono, ogni comune ha un comando che si chiama comando provinciale, non l'ho mai capito, anche se in provincia pare che non esista più comunque, no, sono ironie.
Cioè, okay, può, quindi... da, ad Ascoli Piceno non è che uno da Bologna ha preso la telefonata di Ascoli Piceno. No, cioè, è da, cioè da Roma, Roma hanno deciso, adesso anche qui si è elevato moltissimo, adesso c'è uno scambio informatico, nel senso che a Roma sanno oggi chi c'è di prima partenza. Okay, sanno i nomi di tutte le squadre, sanno i nomi delle squadre, quali certo. sono le specialità, quanti specialisti ci sono, SAF, Speleo Alpino Fluviale o NIAT, Nucleo Investigazione Antincendi. Hanno creato tutta una serie di nuclei in questi ultimi 10 anni. L'unica cosa che fa un po' sorridere è che uno dice: vabbè, allora che brevetto hai? Va bene, io sono del un SAF, Speleo Alpino Fluviale. Se per caso uno si perde in Appennino insieme al CAI o litigando col CAI, andiamo a prendere questa persona. Ma il pompiere o i pompieri sono gli stessi che però okay. sono quelli della squadra del Gattino. Cioè non è che hanno preso delle persone più. Ok, chiaro. Sì, chiaro. Purtroppo. Cioè, tu eri di quella squadra, cioè di sì, quella io specialista. Sono stato, sì. Ho fatto un corso tipo di soccorso fluviale che tu dici, ma c'erano un po' di onde al mare. Viene a fare il corso di soccorso fluviale, cioè, in Valsesia. Sono state 2 settimane intensissime, cioè tu non ci credi, ma ti devi buttare, ma non delle prove, cioè, ti butti mai, giubbotto da soccorso, la muta, con il casco, guantato, tutto protetto, ma ti butti nelle rapide. Buttati lì, ti riveniamo a prendere tra 2 settimane. Ti butti nelle rapide, sì, quello, ma il corso dura 2 settimane, ti sfianchi, però ci sono anche tutte delle tecniche di recupero. Uno si chiama uomo al guinzaglio, ad esempio. Okay. Cioè, che io ti tengo con una corda, ma tu nel giubbotto, siccome se io ti leggo e tu vai in una dimensione torrentizia, l'acqua ti porta giù. C'è un esercizio che si chiama bolla, ad esempio. Ti tengono da 2 parti per farti provare. Tieni le braccia così, qua si crea uno strato di vuoto, anche se l'acqua ti supera, in cui puoi respirare per poco tempo. Il giubbotto ha un dispositivo che si slaccia e tu dopo ti vengono a recuperare in una buca. Ci sono delle manovre tipo con un gommone avvicinare delle persone, però in una fase di sicurezza. C'è un gommone avvicina delle persone che sono rimaste su un isolotto. Okay. Insomma, tutta una serie di... Certo. Per soccorso fluviale. Cose in elicottero le hai mai fatte? Sono stato qualche volta in elicottero perché prima occorreva una specializzazione... Cioè, prima non occorreva una specializzazione così elevata. Sì, ho fatto un po' di voli, siamo andati a recuperare delle persone. Adesso hanno fatto una specialità proprio di aereo soccorritori. Cioè, okay. sono persone che fanno solo quello, si verricellano. Cioè c'è il pilota, il motorista e poi altre 2 persone, uno si verricella e recupera la persona, la lega a sé o la mette in barella. Okay. Abbiamo visto l'intervento ieri, video sì, di questo tipo qua. Di soccorso alpino. Sì. Soccorso alpino l'hai mai fatto? In montagna? Sì, in montagna, okay. sì, cioè non su delle pareti di okay. ghiaccio, però di recupero di persona, anche lì. Secondo me la filmografia, così le fiction, perché sembra che uno, se qua c'è un incendio, basta che uno si metta una mano, poi una coperta, così. In realtà si muore. E io infatti okay. non sapevo che 2 inalazioni ti mandavano caputo. Sì, 2 inalazioni. Se tu respiri il fumo, se brucia un coperto o se brucia un divano, così, se tu vai lì e respiri 2 o 3 inalazioni, svieni. Però quindi con il respiro? Hai quei... Però, auguri. Sì, 30 secondi. Cioè, proprio se vuoi... dire che trattieni il respiro devi andare sott'acqua, lì trattieni okay. il respiro, normalmente non riesci a trattenere il respiro, dovresti proprio essere, ti dovrebbero schermato. Rapire, se okay. l'andrangheta ti rapisce. Poi ti ma quindi scusa, faccio un esempio stupido, ma se tipo sono a casa e che ne so, apro la porta che ero in camera, apro la porta e c'è del fumo denso e c'è un'altra persona che so che è lì dentro, è meglio se me ne vado. Io me ne andrei. Cioè, non dico prova a salvarla, no, vado. Di no, come consiglio no, per... cioè, poi è chiaro che chi è quella persona, cioè una persona cara, uno però tu sì, muori, non so se avete presente nelle cisterne dove ci sono delle esalazioni, di solito muoiono sempre in 2 o 3. Ah, perché per provare, no. Sì, perché sì. provano a recuperare, okay. ma non hanno, tu se non hai la strumentazione, cioè a volte fa no, ma siete degli eroi. No, non è che siamo degli eroi, noi abbiamo le attrezzature. Cioè, certo. Cioè, sì. Chiunque con un autoprotettore dopo un po'. Ma mi viene da dire. Ma quella persona, scusami, sì, in quel caso lì che magari vedi che è già per terra,
è già morta o ha possibilità di essere salvata? No, ha possibilità di essere salvata, okay. Magari sei svenuto, ma quello sì. che dicevo è se svieni e l'incendio continua a propagare fumo, dopo un po' tu non te ne rendi conto, ma inali, mm-hmm. quindi i tuoi polmoni dopo si permeano, non okay. so, in ospedale, poi dopo se riescono ma a... Ma voi applicate delle manovre di primo soccorso? Sì, 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 okay. sì, c'è anche una specializzazione, insomma, okay. abbiamo fatto dei corsi. Però scusa, ma quindi non ci sono tipo strumenti che dovremmo avere a casa? Noi cittadini comuni che beh, ci salverebbero la vita. L'hanno preso in giro perché ho fatto questo corso di sicurezza e mi sono comprato la coperta al gel. La coperta, sì, quella antifiamma. Sì, antifiamma che sì. Tu devi ne abbiamo mettere, 5 esatto. tipo in studio. E io me la sono comprata, ho detto a casa, oh, può tornare utile. E non poi si la sa usa mai. Come plaid. Non la uso come plaid. Se c'è un incendio, si copre. Ci sono, credo, un botto di cose che potremmo comprare che non ci pensiamo che ci potrebbero salvare la vita. Esatto, non so. Cioè ti dico, neanche io ho un estintore a casa, ma sono 38 anni che ci penso. Però la coperta ce l'hai, la coperta antifiamme. La coperta in realtà basta una coperta di lana. Ah, okay. di lana. Sì, la lana, cioè, okay. non so, però sono situazioni, cioè dovresti... Cioè, quindi dici, cioè non dovresti più lavorare, dovresti stare sempre così con l'estintore vicino. Sì, okay. Però cioè, quando entri in un ambiente, comunque con tutte le competenze sì. che hai sviluppato, sicuramente avrai una. Con tutte le paranoie che ho sviluppato, paranoie, sì, quando già individuato le nostre uscite. Prima ha detto che quando è entrato qua dentro c'è già qualcosa. Sì, ha detto qua è pericolosissimo. Sì, sì. Un po' troppo legno. Qua voi morite. Io esco dalla finestra. Mi si tuffa. Mi collego. Ho comprato l'albero di Natale e ci devo mettere lucine. Pericolosissimo. Follia. Io li vieterei. Davvero? Le vendite degli alberi. Anche quelli a letto? Non lo faccio. Ma perché in effetti cioè, immagino sono tantissimi i problemi, gli incidenti domestici dovuti a dispositivi elettrici che vanno molti, cioè l'80% degli incendi non causati, non dolosi hanno origine dall'impianto elettrico okay. perché se ci pensate cioè sviluppa calore okay. continuamente. Pensa che io quando l'albero di Natale lo lascio acceso quando esco vai di via, casa perché via. Mi piace entrare in per casa per me vedrai dei pompieri a breve. Ma no. Io ti chiederei infatti anche cosa potrebbe fare una persona normale per prevenire un minimo questi incendi domestici. Adesso scherziamo, è ovvio che c'è il cioè l'interruttore magnetotermico, il differenziale, se c'è un cortocircuito che tutti cioè che funzioni tutto. Sai che, sì, che si parla sempre, fa un call, sarà un corto, sarà un contatto, nessuno sa cos'è un contatto, ah, no, certo, un cortocircuito. Cortocircuito non so se lo sapete cos'è. In sì, realtà, no, vabbè, in realtà è perché cioè si collegano due fili, cioè infatti è fatto apposta che se c'è un corto sì, stacca tutto. Esatto, sì. Cioè passa molto più corrente di quello che è prevista certo. su quel cavo, per cui si irrora verso l'esterno e si può creare una combustione, poi dipende cosa c'è vicino. Può far ridere tipo guarda adesso giro, accendiamo una sigaretta, la appoggiamo là su quel divano, non è che prende fuoco il divano, ok, cioè la sigaretta inizia a bucare, poi cioè, occorre qualcosa di più okay. un albero di Natale posizionato, non so, c'è un filmato se lo volete vedere su YouTube, incendio albero di Natale. Ah, ce l'hanno fatto vedere al corso di sicurezza. Ci hanno fatto vedere proprio quello. Hai visto in quanto tempo sì, prende fuoco? Dopo un pazzesco, sì, sì, okay. ci mette un vabbè, però ognuno poi. E poi ci hanno fatto una testa tanto sulla polvere, che dicono che è altamente infiammabile, quindi. Ah, non so la polvere? Sì, la polvere. La polvere. Cioè, ambienti... Ma senza lo sporco. Lo sporco, cioè, la polvere. È infiammabile. Quella... Volevano fare il pulire di che più. Era altamente infiammabile. Allora, in realtà le polveri, tipo la polvere di noce di cocco. Esplosiva. What, okay. No, in realtà, ma anche parcellizzata, anche la segatura, cioè okay. i silos di segatura delle falegnamerie, perché sono talmente parcellizzate e miscelate con l'ossigeno dell'aria che tu, se per caso hanno un innesco, c'è una deflagrazione, ma di calore che crea anche una fase di impatto, come dire. Okay, okay. Cioè, è esplosivo, però sì, dipende. Sì, cioè, questo qua, se io vado qua con un accendino, non prende fuoco, si annerisce. Chiaro che se ho una fiamma ossidrica, insomma, se fosse, pensate, ridotto in segatura, gli date fuoco, prende fuoco subito. Tutto. Ma nelle case, tipo, che cos'è che è a rischio esplosione? Cioè, le cose... I pile. I pile? Le armadie, no. Le caldaie.
No, ma anche le caldaie, cioè, se no ci sarebbero un'esplosione ogni tre secondi. Ma io non ho paura delle caldaie. No, se ci pensate quanto gas passa in città, cioè, in effetti, cioè, devo dire che va bene. A me è capitato in Svizzera, ho visto come stavano facendo dei lavori su dei tubi in mezzo alla strada e bruciavano il gas. Cioè, sì, c'era tutta la struttura. No, se ci pensate anche lì, era fighissimo. Sì, cioè, c'è un tubo del gas, prende fuoco, cioè l'intervento immediato di una persona è di spegnerlo. In realtà, finché brucia, non c'è pericolo. Cioè, lo chiudi poi con un volantino, con qualcosa, con un'interruzione. Okay. Volantino, mi sto immaginando quelli dei supermercati. Le offerte. Un volantino, li ho metti sopra. Ma quindi, scusa, cose banali tipo se ho... non so, al mattino che esco di casa e lascio la casa vuota, dovrei staccare il quadro elettrico. No, dai. Però se vado in vacanza, neanche. Io in vacanza stacco la TV così, però mi rendo conto anch'io che no, cioè viviamo in un paranoia. Cioè, non è che qua fa, hai chiuso tutto. No, certo. Cioè, a me fa paura tipo le coperte riscaldate per la notte. Quello è assurdo. Io ho fatto anche due persone decedute. Non mi dire questo. No, io, non la... io la uso e penso che abbiamo sia fatto due persone decedute. No, non usate le coperte riscaldate. No, è successo. Vabbè, fa un corto e prendi fuoco, ce l'hai sopra. Sì. Poi magari tu le hai tenute per molto tempo in un armadio tutte stropicciate. Esattamente quello che ho fatto questa settimana. Le ho prese fuori che erano tutte stropicciate e accartocciate. I cavi sono un po' depolimerizzati. È il tuo momento questo Natale. No, però vedi, non te lo dice nessuno. Però lo sapevo, ce l'avevo nell'immaginario. Che va spenta prima che vai a letto. Cioè la usi prima. Sì. Riscaldi il letto. Beh, io lascio il timer e mi si spegne. È tipo... sempre collegato all'internet. No, dai, però mi rendo conto, sono io troppo paranoico. Okay. Beh, avrei visto tante, ci sta. No, sì, perché è così, appunto. Se io scendo, vedo una macchina che brucia, magari uno fa, oh, c'è una macchina che brucia, esplode. Perché in tutti i film esplode. Esatto, io non ho mai visto esplodere una macchina. Ah, okay. Ma se però spari i barili rossi, esplodono quelli? Ai barili rossi. Cioè, anche lì, se ci pensate, come apre un poliziotto americano una porta? Coi calci. O i calci, viene giù subito e vi assicuro che anche lì noi abbiamo. Cioè, c'era un incendio dentro degli appartamenti, abbiamo provato a sfondare la porta in due o tre, non ce l'abbiamo mai fatta. Siamo dovuti passare dalla finestra. Ma neanche con gli strumenti. Cioè, dovresti tagliarla con una motosega, ma non è che tu dai due calci a una porta chiusa anche con un chiavistello e si apre. Il poliziotto spara sparando un proiettile nella serratura, cioè complica la cosa. Se tu spari in una serratura fondi tutto, non si aprirà mai più. Magari ti rimbalza indietro il proiettile o rimbalza, però no, cioè il proiettile proprio si fonde e va a occludere anche la serratura, dopo tu non riesci ad aprire. Però i film sono i film. Ci vorrebbe dell'esplosivo. E così fai saltare la porta. Effettivamente. Comunque, è anche giunto il momento delle domande, quelle più stupide. Io ne ho una. Non avevamo già iniziato. Fino adesso. Posso andare? Prego. Adesso. Allora, immaginario. Quanto cucca un pompiere? Questo sapevi che sarebbe arrivata come domanda. Perché è uno dei lavori idealmente ragazzi, più... mi stanno chiamando, vado. Idealmente più affascinanti e... No, ti dirò che... la divisa. Ti dirò che... Non cioè, solo la divisa, il pompiere vince anche su militare. Sì, non so perché, sono come i lampeggianti e i caschi blu e i caschi rossi per i bambini, non so perché però le donne sono attratte, cioè tendenzialmente. Quindi era un eroe, rega. Sì. Cioè. Ma poi anche molto più simpatico alla fine. Cioè, sì, perché non paghi. Cioè, lo chiami non paghi. Obiettivamente. Di solito dovrebbe essere così, ma io se volete vi faccio vedere delle foto. Cioè. Obiettivamente, cioè, magari il poliziotto, capito? C'è anche gente cui stanno sulle scatole. Il pompiere va a tutti. Sì, il pompiere è un tutti. Sì, è una figura, devo dire, gentile. Sì. Così che ti aiuta, non ti chiede niente. Poi perché non lo so. Esatto, ma anche la divisa che secondo me all'inizio quando l'avevamo a me piaceva, però era abbastanza da benzinare, adesso è abbastanza da benzinare. Senza nulla togli, benzinare è un lavoro egregio. Esatto. Quindi non ti è mai capitato che ti chiamassero? No, sì, è capitato che prima nella fase vintage, quando il 115 non era registrato, non era nemmeno 115, telefonate di tutti i tipi. Anche per addio al celibato, tipo così. Sì, ti ha mai chiesto di fare uno striptease? Uno spogliarello?
No, quello no. Però io ho ricevuto una telefonata proprio io di una che al 115 ha detto: scusi, ma ti ho telefonato perché ho incontrato un suo collega in treno con i baffi che si chiamava Piero, che io ho detto: guardi qua, di Pieri ne abbiamo. E lei mi ha detto: no, perché non, cioè, ci dovevano trovare ma non è venuto, allora volevo dire che a me comunque andrebbe bene qualsiasi, insomma, se viene qualcuno. Che senso? Bellissimo, bellissimo. Cioè, questa era venuta non so da dove, non mi ricordo, a Padova, in treno a Bologna. Va bene qualunque pompiere. Sì, sì, andava bene, cioè in quel momento. Ma quanti begli uomini ci sono tra i pompieri? E perché il 99%? Questo, questo per me è una bufala. Cioè, no. Ma infatti quando tu non raccontavi dei pompieri muscoli, sì, cioè, rimasto no. Cioè, quelli sono i calendari, ma molti non faranno neanche. Ma forse sono tutti esatto. Culturini. Magari è una tua suggestione. No, 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 era, no, magari era un servizio fotografico. Ve lo giuro. Non c'era, lo so. Non c'era nessuno, sì, c'erano no. Solo loro. Secondo me suggestioni. Non lo so. Non immaginate almeno, fare la foto. Io no, sì. Io di pompieri veramente belli ce n'è, ma su 400 saranno in 7-8. No, come dici tu, cioè l'immaginario, quello muscoloso, con la faccia anche bella, perché non è facile. Solo muscolosi? Beh, muscolosi ce ne sono, perché le nuove generazioni no, sono molto. Ma serve? Cioè essere molto muscoloso. Beh, aiuterà, sì, non si potrebbe anche ostacolare un po'? No. Devo dire che se, cioè, prima di tutto serve la testa, poi. Poi è vero. E non è sempre vero che quelli muscolosi non hanno la testa, ah no, anche questo dobbiamo sfatare. In effetti, scusa, a proposito di testa, voi vi fanno studiare delle cose, appunto prima parlavi di circuiti elettrici, cioè, voi beh, siete sì, dovuti no, studiare, c'è, sì, c'è uno studio, un cioè, botto ci di sono cose. Degli esami sì, di chimica, fisica, okay. Ogni corso sì, c'è un approfondimento. Io sono entrato in un momento in cui magari i capisquadra erano persone nate, fai conto, negli anni 30. Il capoturno era nato negli anni 30, aveva 50 anni, non avevano una dimestichezza, eloquenza e anche il modo di scrivere rapporti era abbastanza basilare. Sì, basic, però possedevano un'intelligenza tecnica elevatissima, ok, sì. Okay. Cioè io faccio sempre l'esempio: se tu prendi un ingegnere strutturista, poi prendi un maestro muratore, cioè poi gli fornisce a entrambi tutto quello per fare una casa, cioè il maestro muratore non riuscirà a fare il calcolo, ma lui la casa la sa costruire. Certo, okay. L'ingegnere non riesce nemmeno a mettere una, cioè un mattone, non riesce nemmeno a fare l'impasto. Certo, okay. Certo. Sì. Poi questi proprio avevano un'intelligenza, ma alcuni, tipo, è morto uno tipo 10-15 anni fa che veniva sempre in caserma, lui aggiustava i carri armati in Africa perché era in guerra, ma non che te dici vabbè mi metto qua aggiusto i carri armati. Cioè li aggiusti mentre c'è la guerra, cioè certo, che quindi ti sparti, bomba, tu intanto riuscivi a aggiustare il caramato nel deserto. Cioè, ma una volta è andato dal dentista, si era rotto, parlo, si era rotto il trapano, gliel'ha aggiustato. Gli ha messo un cingolo. Sì, non so cosa ha fatto. Ho una domanda seria. Ah, via. Okay. Quanto tempo si sta all'interno di una giornata in caserma senza maglietta? Posso bere? No, preferisco non rispondere. Però è vero che l'ideale è quello. Cioè io me lo immagino. Io mi immagino gli stripper, obiettivamente. Io la metto, mi immagino gli stripper. Sono i pompieri che ho visto di più. Sono confuso. Allora, cioè, sempre tornando nell'epoca vintage in cui sono entrato io, i pompieri qua a Bologna erano allo stadio, non so se lo sapete, perché via Marconi nel 44 fu bombardata. E anche la caserma che era su via Pietramellara fu bombardata, per cui li misero provvisoriamente dal 1944 al 1987. Provvisorio. Però ancora viene usata quella parte lì, o no? Non ci sono ancora i camion dei pompieri lì? Dove? Via? E di fronte allo stadio. No, non ci sono più. No, non sto immaginando. Mi ricordo forse perché nelle partite. Forse sì, per le partite. No, allora lì i pompieri veramente, cioè erano persone venute dalla guerra, sì, stavano in camicia, magliette, così, ma stavamo tutti assieme ed era, il bello era quello, anche la cucina la facevamo noi come se fossimo una famiglia, okay. Una famiglia allargata, nei distaccamenti magari erano in 10,
l'avvento dei tablet, dell'informatizzazione su tutti, anche per categorie anziane, tipo, ha fatto in modo che tu adesso, se vai in caserma, molti sono nei momenti in cui non operano nelle loro camere perché stanno cercando su Mythic un amante o, ah, okay. Cioè, oppure stanno vendendo dei titoli. Sì. Si è perso un po' questo cameratismo, sì, che vi univa, cioè che univa, sì, un po' tutti, che poi, ecco, magari creava affiatamento utile poi nel il momento che... del risico. Io parlo del risico dei poker, ha perso, certo, anche dei soldi, dei poker, delle partite, avevamo anche il biliardì, cioè, c'è ancora il ping pong, fa parte un po' degli anni 90-2000, dopo c'è più un allontanamento, ma questo, se tu lo poni all'interno di una dinamica di squadra e di relazioni in cui ti devi fidare dell'altro, certo, cioè se mi leghi, cioè non è che dopo hai trovato quella su Mythic, quella ti scrive, tu intanto mi tieni la corda, no, sì, ci vediamo questa sera, amore, certo, e intanto mollo la corda. Quello, sì, è quello, ecco, nelle fiction è la cosa che cioè veramente c'è un legame, dopo siamo insieme, siamo come due compagni di cordata durante un'impresa, okay, alpinistica, siamo insieme. Quindi al di là di, vabbè, critiche, problemi che ci possono essere, comunque il fatto di aver fatto il pompiere ti dà, cioè, sì, io sono stato, una bellissima esperienza. Sì, sono stato molto contento, proprio ci siamo fusi assieme, bello, con delle persone, bellissimo, proprio delle esperienze, okay, ma cioè, questo lo dico. Ti manca il tuo lavoro? No. No. Ok, sei felice di avere. Sono felice di essere all'INPS. Tu quanti anni hai? 60. Ma cioè, si va in pensione prima il pompiere, sì, rispetto ad altre persone. Si va in pensione a 60 anni. E secondo te è una cosa giusta? O dici. No, io l'ho notata in me, cioè io proprio ho avuto tutti fatica. I segmenti, sì. Devo dire che. Non sei più quello di una volta, no, cioè, già quando partiva l'allarme e era diventato un oppla, okay. Aiutiamoci. Poi no, voglio specificare che prima facevamo due chiacchiere fuori dall'episodio ed è più attivo di tutti. Ma noi, infatti, no, sì, sicuramente io ho iniziato a fare OISA a 25 anni, okay. Io ho più tempo, ferrate, no, cioè, più tempo, dai, se uno ha tempo, ma diamo la colpa al tempo, no, ma quindi fate ancora raduni tipo con i tuoi colleghi o Susan? Facciamo del gran mangiate, ma io, okay, cioè, speravo ci fossero gli insetti, ma non ci sono tipo i raduni ufficiali. Sì, sì, ci sono, ma io non ci vado. Non sei andato, ok. No, mai andato? No, sono in pensione da poco. Adesso tipo il 4 di dicembre Santa Barbara, sarebbe la festa dei pompieri, ah, okay, degli artificieri. Santa Barbara è quella che protegge. Si ritrovano a Medicina, ma io non ci e vado. E mangiano? Mangiano, ok. Sì, il problema è che mangiano. Ma ti tiene ancora in forma? Come? Ti tiene ancora in forma, fai ancora allenamento? Sì, sì, no. Io cerco di farlo per tutta la vita, però quello che critico, purtroppo, in alcuni colleghi è che alcuni hanno fatto i pompieri ma cioè non hanno avuto questa comprensione che se per caso non ti tieni in forma tu all'interno della squadra crei un pericolo per tutti, sì, cioè, poi hai un messaggio da dare al giovane pompiere, al ragazzo che magari vuole entrare in quel mondo lì o appena entrato, lasciate perdere no lasciate ogni speranza. Cioè, io, sì, è un gran bel lavoro. Quello per me è di tenersi in forma, assolutamente, ma adesso deve essere uscito da un anno, non so, un concorso con il limite di età 25 anni, quindi prendono, okay, delle... Ma lì per entrare, non so, ma è un concorso pubblico. Ma ti fa comodo avere dei titoli, sì, in più? Cioè più titoli hai, meglio è. Ma anche proprio tipo una laurea? Sì, certo che c'è anche una carriera funzionari, se per caso hai una laurea... Che va separata? Sì, va separata e loro collaborano con noi, sono al comando, poi escono quando devono prendere delle decisioni giuridiche, diciamo. Ma quindi è gente che non ha fatto il pompiere, no, attivamente? No, gliel'hanno fatto fare al corso, gli hanno, cioè, fanno qualche prova, però non è che ti aspetti. Quindi chi comanda non ha lavorato sul campo? No, ti dico che però ci sono dei funzionari che hanno lavorato, okay, parecchio sul campo, così. Però ad esempio adesso sono entrati, io non sono più dentro, me l'hanno detto dei diplomati, cioè tu fai tipo dei geometri, cioè fai 5 anni, poi improvvisamente ti trovi a dover decidere in un crollo, oppure, cioè, se per caso sei intelligente ti affidi totalmente a quelli che, sì, hanno 30 anni di servizio, certo, certo. Se invece non lo sei ti prendi le tue responsabilità, okay, e
Quindi consiglio a tutti fisicati e tutti intelligenti, così studiati, salviamo tutti. E allenati. Effettivamente no, è una cosa studiare, no. E non fatelo studiare, per quanto pesa l'attrezzatura di un pompiere addosso? Quella media? No, no, quella media, aspetta, perché l'avevamo fatto cioè con stivali, giacca, autoprotettore, autorespiratore che è la bombola, casco. La maschera, il casco che sembra quello di balle spaziali, sì. No? cinturone di sicurezza, 12 kg in più. Okay, pensavo peggio, no, ma anche quello perché è l'immaginario che uno corre, cioè se corri sei tutto goffo, se cadi. Io ho fatto un intervento ad esempio che mi è rimasto anche quello, ma in stazione ci hanno chiamato perché uno era rimasto appeso e aveva preso un colpo di corrente continua, doveva mettere un cono, sì, ma non era morto, era rimasto appeso al cinturone di sicurezza, fai conto un'altezza di 4-5 metri. Ci hanno chiamato, ma il camion non arrivava fin là, eravamo da via Ranzani, così. Insomma, siamo scesi, mi hanno detto gli altri, cosa prendiamo? Non è che puoi andare là con tutte le scale, ho detto prendiamo la corda, l'imbrago. Il poliziotto ci precedeva mentre correvo sui binari, sono le 2 del pomeriggio, sono caduto. No, il poliziotto si è girato. Ma siamo caduti, come fa? Siamo che si fa? In buone mani. Ma chi ci ha mandato? Gianni e Pinotto, dopo abbiamo risolto. Cioè, cadi, fai scivoli di notte, tipo le radio. Ecco, le radio, cioè, non è che te le sei comprate tu o come qua, dici la cioè, ti telefonismo, le radio non si sa perché non funziona, i film no. Sì, dimmi, no, invece lì non funziona, ti viene da lanciarle, che cazzo, dimmi, che casino. Cioè, non hai gli auricolari come nei film, sì, non li abbiamo, no, cioè, certe volte fai degli urli, uno non capisce niente, poi durante gli incendi c'è sempre un rumore, cioè, tipo il camion, se tu sei dietro al camion, l'autista ha tutta la pompa che va. Allora capisce fischi per fiaschi quando gli dici una cosa. Cioè. Ma a proposito del camion, ci chiedevamo: ma quanto può andare veloce un camion dei pompieri? Perché, tipo, stamattina abbiamo giocato a un simulatore. Un simulatore di pompieri. Esatto. E siete usciti di strada. Ma continuamente ci siamo anche ribaltati. Complessissimo, esatto. Non andava più di 75 km orari. Eravamo in America. Adesso ci sono dei limitatori, però, no, un camion può andare anche parecchio. Però considerate, appunto, tipo. Un camion ha sui 4.500 litri d'acqua, sono 4 tonnellate e mezzo. Non è che, infatti, anche quello. I pompieri non arrivano mai. Ma non è che con un camion puoi fare delle curve perché esci alla prima curva. Sì. La polizia fa: no, la polizia c'è già. Hanno delle macchine, esatto, che arrivano in derapante. Ti è mai capitato che andando con il camion qualcuno vi seguisse per vedere cosa facevate? Sì, perché c'è un sacco quella. Cioè, c'è il camion pompieri ti viene a dire: vado a vedere cosa fa. Io una volta l'ho fatto. Però non c'era niente, cioè si è fermato in un parcheggio e c'era un suo collega. Sono usciti, sono andati in un bar. Sono usciti, sono messi a parlare, ho detto vabbè, non aveva le sirene però andavo, ho detto boh, vediamo dove va, ma effettivamente. È capitato? Curioso? Sì, no, così. Succede, che ti stanno in scia, a noi ci è capitato anche che ci siamo superati, che ci siamo toccati. Porca mia. Ma lì, cioè tu l'hai guidato un camion? No, io non mai avevo guidato. No, cioè nel senso ho guidato delle altre auto così, non l'ho mai presa. Perché serve patente. La patente, ok. Cioè ci sono delle patenti interne, però sempre quel mio collega che ha risposto alla strage di Bologna, alla prima telefonata, mi ha detto all'inizio, se ti piace fare il pompiere non prendere la patente. Cioè nel senso che dopo quando fai l'autista stai sempre al camion, esatto. Cioè è anche quella una professionalità, ma è importantissima, perché è responsabile del camion l'autista. È responsabile del camion, se per caso invece di dire dammi non so quanta pressione o aumenta la pressione ti dico dammi la schiuma, cioè lui deve azionare una serie di leveraggi deve dare la schiuma perché cioè bisogna essere molto svegli. La guida anche quella, immaginate, a qualsiasi orario, cioè noi abbiamo fatto degli incidenti stradali con 3 tir a Barberino del Mugello la notte di Natale, 3 tir ribaltati con così di neve, cioè tu arrivi anche lì, devi guidare, cioè di notte improvvisamente arrivi, hai 5 persone sopra sul ghiaccio, il camion ti va via. Ma non è che vanno come dei pazzi, bisogna andare piano ma arrivare. Io ho fatto anche un incidente che stava andando un incendio di una verniciatura sopra Sasso Marconi, cioè abbiamo avuto un incidente con una macchina e cioè non abbiamo preso un palo per non so perché,
dopo ho dovuto chiamare e è andato un altro mezzo. Sì, quindi dici, però, bisogna essere prudente, perché sennò sì, alla fine l'autista è un mestiere difficile. Io gli darei ancora più soldi. Ok, ok. E niente, ma... fate gli autisti. Cosa in canottiera. No, io direi che abbiamo fatto tutte le domande che ci venivano. Lo liberiamo, perché sì, sennò ti liberiamo, a un certo punto giustamente avrai fame. Tra l'altro, domande che ricordo, noi facciamo le live su Twitch tutte le mattine alle 9 e a volte vi diciamo molte, guardate che abbiamo un ospite da compiere, lasciateci un botto. Ma ce n'è una rimasta che leggo qua, che è: se hai paura delle altezze. Ah. No, fortunatamente, okay. Ma è una mia condizione, ma cioè, che avevo già da piccolo. Hai colleghi che hanno paura? Sì, sì, beh, certo. E come, come fanno? Cioè, è anche diventato un posto di lavoro, quello che dicevamo prima. Okay. Cioè, loro dopo si trovano una situazione più che gli consona. Okay, esatto. Quindi non hai dei consigli da dare per chi ha paura per superare le altezze? Chiudi gli occhi, andate in alto. No, che in realtà la paura dell'altezza è un fatto di abitudine. Se tu lavori in alto, e poi quelli che hanno paura dell'altezza, anche la vertigine si cura, e comunque è un'attrazione del vuoto. Attrazione, ok, sì. Perché tipo, cioè, io se vado su una scala qua su ho paura, cioè proprio molto paura, faccio fatica, non riesco a fare le cose senza tenermi. No, ti devi tenere. Se fai le cose, okay. No, cioè si può vincere la paura del vuoto, dai. Si può vincere, okay. Però è necessario non averle. Infatti io sono preoccupato se alcuni io ho notato dei colleghi che ce l'hanno, sì, e questa era una di quelle domande che è venuta fuori dalla chat. Ok. Mi pare sì. Bene. Va bene. Bello. Grazie mille Alberto, quindi, grazie per averci aperto queste finestre. Sì. Grazie, tutti, dove siamo usciti tutti attaccati. Poi io ripeto, dopo se ti va un controllino comunque nello studio, fallo. Sì, no, poi infatti chiedo due console. No, io esco in fretta perché ho già visto. Il nostro estintore è in una scatola giù. Sì, no, sì. No, ma quello è. Ce n'è uno che non usiamo. Ah, ok. No, ma ce n'è uno finto senza niente. No, è lì. Ce n'è quello per i controlli. Stiamo calmi, perché sennò. Se avete altre domande per lui, fatele nei commenti. Non così poi lo richiamiamo. No, poi lo richiamiamo. Usi YouTube? No. Vabbè. Ok, perfetto. Allora non risponderà. Non lo guarderà neanche. Risponderemo noi. Però grazie mille, è stato super interessante. Ci verranno sicuramente altre mille domande da fare. No, assolutamente. Magari poi la prossima volta invece chiamiamo una nuova leva giovane e vediamo differenze. Le differenze. Sì, se per caso volete, io. Se ce ne mandi 5, tu dico le bretelle muscolose. Così confermiamo quello stereotipo. Esatto. Mi raccomando, non guardate le fiction. Okay, esatto. Questo è niente fiction. Chicago Fire, niente quelle robe lì. Niente. Anche se vi piacciono. Ma se io sparo sopra una ruota di sparare sul tablet, dovete comprare un altro. Grazie mille a tutti per aver guardato questa puntata e arrivederci. Arrivederci.